Salve gente, sono Larus ed eccomi qua su Monte Lama, compagnia di Ventura nella mod 1257 anno del Signore. Wow, sono riuscito a tradurre. Comunque, lasciamo stare. Eccoci qua, su Mountain Blade 1257 anno Domini. Dopo varie opere di saccheggio, tutte queste cose qua che abbiamo fatto a Antiochia, varie, mi sono reso conto che un po' di settimane sono passate e posso anche tenere in considerazione l'idea di tornare in Scozia dal mio signore, ovviamente dopo queste compagnie crociate. Però comunque posso rimanere ancora qui per un pochino, se vogliamo. Intanto questo re Geoffrey. Chi sei, Geoffrey? No, non era Geoffrey, meno male. Volevo chiedere se ha qualcosa da fare. Io adesso non sapevo. Non so che cavolo posso fare. Posso intanto andare ancora a fare un po' di saccheggi a Karak. Possiamo muoverci. Magari se troviamo anche qualcuno in mezzo alla strada, possiamo dargli una mano comunque. Perché noi siamo delle persone molto buone. E comunque continuiamo sempre a muoverci. Oh, il sultanato Al-Fasiri ha dichiarato guerra alla Repubblica di Genova. Boh. Questo qua è il sultanato Al-Fasiri? No, Al-Malik. Al-Fansiri dovrebbe essere questo. Sì. O Al-Sanfri o Al-Sanfiri, come si... Non so come si chiama di preciso. Ho guardato alla veloce. Comunque effettivamente magari prendere un castello in Italia potrebbe essere una buona scelta. Soprattutto ho anche in Repubblica Ceca, quei posti lì abbastanza sperduti in cui non è che c'è tutta questa potenza, le nazioni non sono così potenti, fazioni che ci sono. Quindi possiamo comunque passare lì. Mahan, posso passare a Mahan, sì. E comunque. Intanto abbiamo l'inventore lì. L'inventore. L'inventario libero? No, non ce l'abbiamo libero. Dovrei vendere. Prima di andare a saccheggiare, magari dovrei vendere qualcosa da qualche parte. Mi sono dimenticato che effettivamente dovevo vendere quello che avevo, però. Ho pazienza. Facciamo il giro del Mar Morto, non è importante. Oh, jihadisti, venite qui! Venite qui, jihadisti. Non potete scappare all'infinito, jihadisti. Vi bloccherò, jihadisti. Vi bloccherò da un momento all'altro. Quanto meno ve lo aspettate. Io sarò dietro di voi e vi bloccherò. Guarda come... Credo di poter scappare da me. Si stanno spingendo fino al Mar Rosso. Cioè, pur di scappare da me. E io pur di seguirli, ovviamente vado in giro per il mondo. Però non è. Stanno seguendo dei banditi, a quanto pare. Quindi continuiamo a muoverci. Oh. Andiamo contro loro due, dai. Non si aspettiamo un attimo qui, come dei bastardi. Aspettiamo che la battaglia finisca e poi dopo andiamo a darli a combattere contro i loro. Arrenditi o muori! Come desideri, preparati a morire. Arrenditi o muori come desideri, preparati a morire. Non capisco mai i discorsi di pre-battaglia, però non devo farci tanto caso. 80 uomini, loro ne hanno 31. Credo che posso farcela. Molto probabilmente. Uomini, seguitevi. Seguite me. Vediamo un po'. Qui che c'è? Tanto teniamo lo scudo sempre perché io ho l'abitudine di morire durante le battaglie. Diamo un'occhiata. Oh sì, ce ne sono di persone. Sono più che altro tutti i cavalieri. E qua dietro c'è un piccolo contingente a terra. Che ovviamente l'ho aggrato. E comunque,
Muoviamoci a ammazzare questi arcieri a cavallo. Vi odio arcieri a cavallo. Ah! Ah! Aia! Vi hanno tolto quasi tutta la vita. Ho preso una freccia nella spalla. Comunque tutti uomini caricate, va. No, non utilizzerò tattiche perché intanto siamo in superiorità numerica. Però mi... Una mano contro gli arcieri a cavallo mi farebbe molto piacere. Non per dire, solo perché mi serve veramente. Ah. Muori. Ah, ecco. Forse la cavalleria mi deve seguire però. Oddio. Sono tutti un po' sparsi. E tu dove credi di andare? Vieni qui, vieni qui. Bello. Seguitemi. No, stanno morendo un po' i miei uomini, eh. Si stanno un po' prendendo. Intanto voi ammazzate questi arcieri a cavallo. Che... Porca puttana. Intanto voi... Fanteria caricate. Aia. Sto perdendo un po' di uomini, eh. Inspiegabilmente. Se devo essere sincero, abbastanza inspiegabilmente. Cavalleria carica. Uomini caricate sempre. Contro sti qui. Muori. Perisci. Pugniamo fino alla morte. Muori! Aia! Vieni da me, bastardo. E muori. Ok. Oh no, adesso il classico inseguimento di persone stupide. Ah! Che cosa è successo? Ho rotto la mia lancia. Perfetto. Ok, creperete uno a uno. Stupidi arcieri a cavallo. Odio più voi arcieri a cavallo che... Ah! Che Gandhi. Insivo, ovviamente. Cavalleria caricate. Cioè, sti arcieri vanno a zonzo così a cavallo. Oh, ma siamo qualcuno, dai. Sì, mi piace. E vanno a zonzo, ammazzando tutti. Facendo rage quittare persone come me. Tutti quanti qui, vi voglio. Che faccio solita tattica, visto che fanno giri circolari. Visto? Voi dovete seguirmi, anzi. Al prossimo giro li braccheremo qui. Tutti belli, belli, bellini. Anzi, uomini. Qui. Tutti quanti qui. Tutti quanti qui. Cavalleria. Effettivamente la cavalleria può anche seguirli. Se ci riescono. Ah! Smettete di calpestare le persone. Devo mettere un cartello con scritto vietato calpestare Larus. Magari la smettono effettivamente. Ma questi qua sono barbari furiosi. Jihadisti furiosi. Tanto. Ok. Ecco, eccoli. Ammazziamoli uno a uno. Preparatevi, uomini, a ammazzare. Oh merda. Ecco. Dai, 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 dai. Muori. 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 Vuoi morire? Ecco.
Dai, dai. Uomini però. Aspetta, attaccate un po' questi qui. Ok, seguitemi. Così riesco a ammazzarli. Ecco. Dai, dai, dai. Sono qui. Non li devo ammazzare tutti io. Ah! Bastardi. Dai. Dai, sono rimasti in 6. Possiamo fare la carica finale se vogliamo. Oh. Bene, eccolo lì. L'ultimo. Ok, l'ultimo. No, ne sono rimasti due adesso. È rimasto palle. Dai, sto ultimo qui. Possiamo lasciarlo fuggire, dai. L'ultimo dei turchi. Non so come chiamarlo. Guarda che macello che abbiamo fatto contro sti jihadisti. Ok. Eccolo lì. Bracchiamolo. Ma no! Aspetta, dai. Bloccati. Ah! Seguitemi allora, uomini. Che palle però farti sti giri ogni volta. Ma perché? Metà dei miei video delle battaglie sono sempre in seguire sti arcieri a cavallo. Perché capisco se, metti caso, loro mi fanno tanti problemi. Io comunque riesco a magari ammazzarli. No, sti qua. Non è che mi fanno tante uccisioni, però vanno comunque a zonzo, alla cazzo di cane. Oddio. Non sapete l'odio. Eccolo là. E lo bloccheremo. Guardate che figo il mio soldato. Cioè, questo qua non è il mio soldato, è una mia truppa. Con i mustazzoni. Qui. Dietro al sole. Dai, qui. Perfetto. Vieni qui. Bastardo, ecco, vieni. Vieni. Dove credi di andare? Vieni. No! No! Uomini qui. I miei arcieri, sparate a volontà. Anzi, arcieri, state fermi. Sparate. Contro quello lì. Possibile che non avete mai un colpo a sparare, voi balestrieri? Ah, avete finito le munizioni, quindi. State così. No, ce l'avete l'arco. Allora faccio fire orders. Use only blunt. Blunt credo che siano armi a lunga gittata. Forse sono le armi James Blunt. Non lo so. Comunque lasciamo stare. Sto già divagando. Piccole cazzate. Oh, guardalo qui. Fiero col suo arco. Aia! Ok, ora non puoi superare questo muro. Sì. Sì, ecco quello che succede a voi. Battaglia vinta ancora. Yeah. Bene. Ho avuto 15 morti, loro 30. Prendiamo questo nemico. Prendiamo anche tutti questi uomini che c'erano tra i prigionieri di questi jihadisti. Quindi continuiamo a prendere. Vediamo un po' che cosa avevano loro.
Ascia, io invece ho già questo che è un po' più potente. No, non c'è nulla che mi possa interessare effettivamente. E andiamocene. Oh, questi qua invece chi sono? Dai. Ah, comunque ci sono alcuni soldati che possono essere potenziati. Servio, Equites, o Amarmatus, ok. Giusarme. Non so che cavolo sono sti nomi, sono tutti in latino. Eccoli, eccoli, eccoli. Arrenditi o muori, beh, solite cose. Ordiniamo alle truppe di attaccare. Ah, ok, ce l'hanno fatta. Vediamo un po'. Le mie truppe hanno attaccato da sole perché sennò passavo tutto il video a inseguire sti banditi. Ok, quindi Aqaba, che cosa c'è ad Aqaba? Possiamo assediare Aqaba, dai, possiamo assediare una piccola città. Tanto io devo promuovere il mio personaggio. Ah, un po', sì. Poco poco. Tanto. Vediamo un po' ad Aqaba che si può fare. Voglio assediare Aqaba perché mi ispira Aqaba. Possiamo assediarla? Sì, assediamo. Ma quanti uomini ci sono? Ho controllato. Oh cazzo, no. Quanti uomini ci sono? Vediamo un po'. No, volevo controllare. Sono in truppe. No, non sono in 31. Pensavo che fossero in 31. In realtà sono in 200, quindi meglio che ce ne andiamo forse. Però noi andiamo a saccheggiare comunque i loro avamposti, accampamenti, tutte queste robe qui. Molto bellamente. Ok. Ovviamente bruciamo, ovviamente. Non abbiamo altre alternative, bruciamo solo. Yeah. Continuiamo a saccheggiare. Yeah. Sì, guardate il fuoco che esce. Tutto il saccheggio. Direi che dopo questi piccoli saccheggi possiamo anche tornarci in Scozia. Alla prossima puntata, credo. Aspetto. Ok, sì, Quindi possiamo prendere un po' di cose e venderle. Quel poco che abbiamo trovato, sì. Possiamo venderlo tutto. Questo qua, facciamo che sostituirlo. Con questo e sì, questo con questo che vale un po' di più. Basta, direi che siamo a posto. Altre mucche. Faccio un'armata di mucche. Ok, seguitemi mucche. Tanto sì, la mia compagnia dell'anello sta benissimo e possiamo. Guardate quanti paesi abbiamo saccheggiato. Andiamo un attimo da Acri prima. Sicari orientalis. Ma sono un po' troppo veloci. Quindi muoviamoci ad Acri. Muoviamoci, sì. La guerra direi che la stanno vincendo gli Safezi, gli stati crociati, l'alleanza crociata contro gli arabi. Anzi, molto, la stanno vincendo di tanto. Guardate quanto abbiamo però, Un casino di mucche. Ah, gli aragonesi hanno dichiarato guerra in Navarra. Però sono cose che a noi non ci interessano poco, a meno che vogliamo andare in Spagna. Però siamo già qua in Terra Santa. E quindi muoviamoci. Ok, andiamo ad Acri. Oh, Sicari. Ah, scappano da me. Dacri.
Innanzitutto, proprio nelle partite, come ho detto, voglio vendere un po' di cose. Proprio prima di andarmene, perché sennò. Un po' così. Volontari, però. No, non posso prenderli. Quindi andiamo alla taverna. Prima a vedere se c'è. Rams da un Bruger. Oh, c'è un ubriacone. Oh, dove stai guardando? Non sono sicuro, forse è un animale. Molto probabilmente. Ok, ti toglierò la tua pelle dalla tua pelle. No, dalla tua faccia, forse. La pelle dalla tua pelle. Aia! Ok, riesco a gestirla abbastanza bene, tranquilli. Yeah! Bene, un'altra volta ne troviamo ancora uno. Perfetto. Ma in questa taverna qua si trovano le persone più spregevoli. Quindi, boh, andiamo al mercato. Vediamo un po' che possiamo vendere. Sì, uno di questi possiamo venderlo. Poi un penny che possiamo vendere, un po' di seta. Ok, sì. Credo che non possiamo vendere più nient'altro. E possiamo magari partire tra poco. Vediamo un po' se. Però volevo trovare sto Ramsdon Bruger. Quindi non so che fare. Devo partire subito? Oppure stare ancora qui un po' in Terra Santa, andare in Italia, che sono molto alleato con lo Stato del Vaticano. Molto come si vede. Oh, qua è una battaglia. Si sta vincendo. Oh, stiamo vincendo noi, quindi direi di lasciare andare lì i miei uomini. Ok, sono tantissimi. Però vinceremo certamente. Direi, molto probabilmente vinceremo. Quindi uomini, ok. Quindi uomini, i miei li farò venire su questa collina. Sono solo in 8 al momento perché ci sono molte altre unità e come ho detto non ci possono essere tutte le unità possibili in una battaglia. Quindi dai, seguitemi, uomini, qua su questa collina. Tanto io vado nel corpo a corpo così bellamente e pugnando fino alla morte. E quindi andiamo ad ammazzare un po' di stati arabi. Un po' di mercenari arabi. E ok, quindi vediamo un po' chi è nemico e chi è nostro alleato qua in battaglia. Non ci sto capendo un cazzo. Questi qua, alleati, alleati. Là ci sono i nemici, su quella collina. E a destra mia ci sono dei nemici, inseguiti dai alleati. Sì. E noi gli stiamo facendo tanto il culo. Sì. Non si nota. Ok. Vieni qui. Bello. Ok, vieni qui. Vieni, vieni. Due scappi. Ecco, ammazzato. Bene, ne manca uno di quelli. Ok, l'abbiamo ammazzato e siamo aumentati il livello pure. Molto bene. Ok, continuiamo a ammazzare, pugnare fino alla morte. Ah no, questo qua è uno dei nostri. È vestito però da arabo. Strano. Molto strano. Mi sono arrivati nuovi nemici anche. Evviva. Però non sarà molto dura ammazzarli. Anzi, per niente. Ecco. Ah, devo prendere lo scudo magari prima di andare in battaglia. Sto andando in battaglia senza scudo. Non è un'idea molto eccelsa. E l'abbiamo ammazzato uno. Oh, oddio, oddio, oddio. Oh! Ok, ammazziamo questi arcieri. Oh, forse sono meglio con la spada. Sì, molto meglio. Aia, però senza farci troppo male. Andiamo nel combattimento.
Però ammazzando comunque i nemici. Vieni. Vieni. Oh, oddio, oddio. Ecco, bravo. Dove scappate? Sono tutti uguali, sti qua il bello. Sembrano tutti gemelli in battaglia, arcieri. Mi fanno anche ridere che vanno lo stesso suono alla fine, quando muoiono. E li sto ammazzando tutti. Guardate, è un massacro. E stanno arrivando nuovi rinforzi, nemici, che non ci metterò molto a ammazzare, molto probabilmente. E noi abbiamo 54 alleati, che se la stanno cavando molto bene. Abbastanza. Bene, dai. E qua, mia, abbiamo fatto un'uccisione magistrale. Visto, nessuno mi può battere a sto gioco. Cioè, non proprio nessuno, nessuno, però qualcuno. Pochi, diciamo, va. Eccolo qua, un altro. Un esemplare. Esemplare. Un esemplare di persona che si vuole ammazzare. Andando in. Oddio, aiuto! Mi hanno ammazzato il cavallo. Vieni. Ecco. Bene, l'abbiamo ammazzato, sì. Chi è rimasto? Ah, quei cavalieri ancora. Passeremo metà della puntata di nuovo a inseguire questi cavalieri a cavallo. Cioè, questi cavalieri a cavallo, arcieri a cavallo. Cavaliere a cavallo è un po' un controsenso, è come dire. Uomo. Mascolo, manly man, tipo, però che mi passa per la testa. Oppure uomo maschio, oppure donna, donna. Tipo le stesse cose. Tu non scappare, cavallo, non scappare, non scappare, non scappare, non scappare, non scappare. Bravo, 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 bravo. Un po' più veloce questo cavallo. Sì, un po' di più. Posso tenermelo magari, questo cavallo qua è un po' più veloce di quello di prima. Quello che c'era prima, ecco, adesso non c'è più, è morto. E non importa. Ne faremo un melodramma. O un dramma. Fatene quello che volete, anzi. A me non importa. Bene. Frego. No! Eccoli lì. Guarda come scappano. Questa compagnia lì. Morite tutti. E. Vieni qui. Vieni. Ok. Bravo, ora muori. Oddio, non riesco a ammazzarlo. Ecco. Bene. Direi che i miei uomini adesso possono caricare tutti, sì. Anche se sono in 8, possono comunque caricare abbastanza tranquillamente. Senza farsi problemi. Troppi problemi. Ok, uno è andato. Un cavallo è andato. Questo qua lo lascerò in pasto agli altri alleati. Che dove stanno per la cronaca? Cioè, mi hanno abbandonato da solo contro questi arcieri. Ah! Ah! Fermi. Adesso li ammazzo. Oh, vieni. Vieni. Oddio. Vieni qui. Vieni. Bello. Finita, zio Larus. No, qua ce n'è uno. Aspetta. Merda. L'ultimo si è spostato. Vieni qui. Ecco. Questo qua si è un po' distaccato. Il cavallo bianco. I cavalli bianchi secondo me sono più lenti perché sono bianchi. Sì. E sono anche morti i cavalli bianchi. Questo cavallo bianco è mio. Via. Ah! Ah! No! Merda! No! Perché? Muoio sempre io. Cioè, adesso dove va? Possibile. Dai, uomini, state qui, va. Seguite Larus. C'è il soldato di Larus. Guarda, i miei soldati sono meglio armati di me. È un controsenso.
Non dovrei essere io armato meglio di loro. No, loro sono armati meglio di me. Ma non capisco. Ok. Oh, rinforzi. Bene. Ci andavano un po' di rinforzi. Che okay, uomini. Venite da me. Ok. Bene. Il nemico dov'è? Ce n'è uno lì. Poi gli altri li hanno braccati. Mi stanno braccando. Ci sono questi qua che stanno. Mi stanno seguendo. E ok. Tu per piacere, cavalli. Scendete al cavallo, cavalieri. Ecco, grazie. Molto gentile. Ecco, eccone uno. Eccolo. Uomini, sapete che fare. Ecco, ammazzato. Poi, ne sono rimasti tre. Uno è qua dietro di noi. Vedete che potete fare? Aspetta, vediamo un po' se riesco. Eccolo, eccolo, eccolo. Grandissimi. Ecco. Bene, bene, bene. Sta scappando. E noi abbiamo fatto pochissimo danno. Oh! No, tu non devi scappare, eh. Mio. Oh! Ma perché i miei colpi non ti fanno nulla? Mi stai deludendo. Ecco. Bene. Ok, ne abbiamo ammazzati tutti. Yeah! Sì! La vittoria è giunta. Ma perché in ogni battaglia io muoio oppure vengo ferito? Ecco, l'unica perdita dal mio lato sono stato io che sono stato ferito. Minchia. Cazzo. Ok, bene. Ok. Abbiamo preso tutti quanti. Prendiamo un po' di questi qui che erano i prigionieri. Così entreranno a far parte dell'esercito dell'Aros il Magnifico. L'Aros il Grande o l'Aros il Magnifico? Non so come dovrei chiamarmi. Con un nome nobile. Nobiliare. Ok, prendiamo tutto quanto. Vediamo un po'. Alcuni devono essere promossi, no, nessuno. Io però sì. Aumento l'intelligenza. Aumento looting. E credo. Ah, prigionieri magari. Trattenere i prigionieri fa sempre bene. Aumenti armi a una mano. Il resto ce lo teniamo così da parte. E ok, tutto bene. Quindi, gente, per questa puntata è tutto. Votate, commentate. Ci sentiamo alla prossima, gente. Dall'Aros tutto. Ciao.